Allora passo la parola, è qui a fianco a me lo scrittore Mario Dentone, in questo caso presidente della giuria del premio, che ci racconterà tutto su Umberto Fracchia, sul suo doppio volto di uomo intellettuale e l'attenzione al mondo femminile, che insomma già per l'epoca faceva intuire che era piuttosto avanti, e nonché anche un collegamento alla figura del professor Obertello. Quindi Mario, a te, vediamo se va il microfono. Funziona. Allora, buonasera. Mi sentite? Allora, per parlare di Fracchia dovrei parlare, se non altro, per riscattarlo fino a domani mattina. Se avete pazienza, trasgrediamo tutta la scaletta. Sta scherzando, Io cerco di resistere con un bicchiere d'acqua ogni tanto. Non addormentatevi, dice. No, sto scherzando. Il problema è questo. Grazie intanto per essere intervenuti. Vedo cari amici, amiche, e con piacere vedo anche, oltre all'Università di Genova e al partenariato, vedo anche sempre presente il comune di Camogli, rappresentato ieri dal sindaco e oggi dal presidente del Consiglio Comunale. Questo dimostra anche quanto la nostra Riviera, nel nome della cultura, possa fare corpo unico. E dunque, Fracchia, in 5 minuti, 10, va. Alle 17:30 smetto. Inoltre, Fracchia ha avuto un problema. Lui è nato nel 1889, ha scritto il primo romanzo nel 1913, La stella il perduto amore, poi La stella del nord e poi nel 1925 Angela. Angela sarebbe un capolavoro dal punto di vista letterario. È stato oscurato da due problemi. Primo, la letteratura italiana in quegli anni era riconosciuta soltanto da tre imperatori, D'Annunzio, Pirandello e poi il terzo incomodo nel 1926, il Nobel a Grazia Deledda. Quindi lui è rimasto oscurato e poi avrebbe dovuto fare un mea culpa. Perché per lui l'attività da scrittore, da autore, era in qualche modo più un hobby che una professione letteraria, poiché lui era travolto dalla terza pagina del Corriere della Sera, di cui era responsabile, e in più da essere direttore editoriale, niente po' di meno che della Mondadori. Questo aveva in qualche modo fagocitato l'impegno mentale, professionale di Fracchia, in qualche modo relegando in un angolino di scrivere questi romanzi. La figura di Fracchia, tant'è vero che in quegli anni venti, la storia ci insegna che uno scrittore di alto valore, di alto livello, come Italo Svevo, che tra il 1899 e il 1923, contemporaneamente quindi a Fracchia e all'impero D'Annunzio Pirandello e Deledda, scrisse un romanzo come Senilità e soprattutto La coscienza di Zeno, rivoluzionando il concetto di psicanalisi nella letteratura italiana. Siamo in un periodo, gli anni 20, peraltro, di assoluta decadenza. Tant'è vero che la letteratura veniva definita di decadentismo, cioè il rovello mentale dopo l'invasione freudiana del 1896 con la psicanalisi. Quindi diventava quasi, scusate il termine, di moda usare. E quindi, per esempio, nel romanzo Angela, per rimanere in tema, c'è la figura femminile di Angela che emerge dalla prostituzione. A quei tempi, lo sfruttamento femminile nel 1920, questo vecchio orologiaio Mastro Zimolo, che sentendosi invecchiare, essendo solo al mondo, vuole lasciare un'eredità e allora accetta di prendere a sé, per accudirlo e lasciargli un futuro, il figlio naturale,
della colpa di questa prostituta Angela, un po' per redimere lei, un po' per avere una compagnia, in qualche modo anche un po' egoistica. Infatti tutto poi naufraga nel male di vivere, altro termine di allora. Perché io sono venuto a farmi testimone di Fracchia per volontà anche delle amiche e degli amici del comune di Casarza, che hanno avuto una masochistica fiducia? Perché io per tanti anni, quando ero agli inizi come scrittore, parlo di 45-50 anni fa, venivo spesso a Bargone perché ero entrato in contatto con il professor Alfredo Bertello, altra istituzione importante. Chi era Alfredo Bertello? Per dirla veloce, nato a Bargone, vissuto a Bargone, mai staccato da Bargone, a 23 anni vinse una borsa di studio, una cattedra all'Università di Cardiff, come lettore di letteratura italiana a Londra e a Cardiff. Lui fu nel 1900, fra 1949 e 1955, quando rientrò in Italia per motivi di guerra, fu il primo traduttore per la Mondadori, quindi non per un editore qualunque, dell'opera di Shakespeare. Tant'è vero che le traduzioni shakespeariane di Alfredo Bertello sono ancora oggi considerate insuperate e furono pubblicate nella vecchia BMM, quei libretti di cartone grigio, la Biblioteca Moderna Mondadori. Io per fortuna li ho tutti. E andavo a trovare Bertello come giovane scrittore, uno che cerca di farsi conoscere. E lui diventò poi titolare di cattedra inglese all'Università di Milano, poi preside della facoltà di magistero a Genova con Elemire Zolla, e non dico altro, basta il nome. E quindi nacque questa amicizia e lui parlava sempre di Fracchia, Fracchia, Fracchia. Finché nel 1981, burbero com'era, perché a quei tempi io vengo dalla generazione cosiddetta del 68, quindi capelli lunghi, pugni chiusi, scioperi se saltava un calorifero, a scuola, io ero sempre rimandato in italiano, chissà perché, e eravamo sempre in sciopero. E lui era considerato, Bertello, uno dei vecchi baroni, ai tempi si usava questo termine, dell'università, da contestare, un matusa, si usava anche questo termine. Io però volevo bene a Bertello, burbero com'era, professore. A Bargone lo chiamavano sempre, io ricordo quando passeggiavamo, mi prendeva a braccetto vecchio e diceva, la gente lo chiamava professore. E c'era questo ambiente a Bargone, lo vedrete, Bargone non cambia mai, è rimasta com'è, ed è rimasta la Bargone che chiama professore il vecchio Bertello, e suo figlio Luca, che quando ci telefonavamo io dicevo mio fratello, e lui diceva mio fratello, siamo cresciuti insieme all'ombra del padre, insieme alla sorella Nicoletta, anche lei docente di inglese, a cui ho voluto molto bene, che è morta solo a 42 anni. E io posso dire che l'ho seguita fino all'ultimo respiro, e ne sono fiero. Ebbene, c'era questa famiglia a Bargone, e parlavano in dialetto, e a Fracchia parlavano in dialetto, e lui lo capiva, pur avendo quell'accento un po' toscano e un po' romanesco. Capiva, questo era il mondo che voleva Fracchia. E noi siamo orgogliosi di celebrarlo e di tenercelo caro a Bargone, soprattutto per quei racconti, gente e scene di campagna, da cui emerge la Bargone di allora che non è cambiata. Non deve cambiare. Ci sono le macchine, le case ristrutturate, il comune di Casarza ha fatto un gioiello della casa Fracchia. Io sono orgoglioso di avere contribuito col vecchio Bertello a portare i libri di Fracchia nella biblioteca qui a Villa Sottanis, salvandoli dalle macerie. Il comune di Casarza è stato meraviglioso, una grande sensibilità culturale. Ecco, io voglio dire ai ragazzi soprattutto, ai docenti, se potete,
pizzico rispolverate Fracchia, tiratelo fuori dalla polvere, prendete quei racconti di gente e scene di campagna e poi fatevi una gita, oggi si chiamano uscite didattiche credo, io non so più distinguere perché per me c'erano i compiti in classe, oggi ci sono le verifiche, è un casino, non ci capisco niente, Federica lo sai che ci scriviamo spesso, e, però leggetevi un racconto, lo dico ai vostri docenti, di gente scene di campagna, poi andate in gita, vi accompagno io, andiamo in gita ad Argone, se mi volete come guida, come Cicerone o Cicerino, chiamatemi come volete, ritroverete dopo 80 anni quel mondo, quella gente e quelle usanze. È il bello del paese, che del borgo, è che nulla è cambiato e il merito è anche di chi ha organizzato queste cose. Grazie. Grazie.